Guardi, contesto dati alla mano la decisione di un governo che è rimasto sordo a qualsiasi sollecitazione da parte nostra. Siamo stati in questi giorni costantemente riuniti in conferenza Stato-Regioni. Io stesso ho avuto interlocuzioni con il ministro Speranza, con il presidente Conte, con il ministro Boccia, con il commissario Arcuri. Ho tentato in tutti i modi di evitare questa inutile decisione. Di confinarci in una zona rossa che ammazzerà in Calabria tutto il commercio, tutto l'artigianato, tutta la piccola impresa, perché questa non è una regione dai grandi, dalle grandi industrie. Questa è una regione che su 404 comuni ha almeno 380 comuni che sono dei piccoli borghi, dei piccoli paesi, dove il commercio, l'artigianato, la piccola impresa sono in realtà conduzione familiare. Sì. Per cui la gente creperà di fame, perché quando tu chiudi una regione come questa, con, devo dire, inutilmente, perché se io le dico che al 26 di ottobre il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva in Calabria era pari al 6%, e se le dico che nella stessa data il tasso di occupazione dei posti letto in area medica Covid era pari al 16%, significa che la soglia del 30% per la terapia intensiva e la soglia del 40% dei posti letto in area Covid, in area medica Covid, non era assolutamente manco sfiorata. Senta Presidente, ma a proposito di questi dati, no? Perché si discute molto di questo, siccome la Calabria dal punto di vista del numero dei contagi certamente è negli ultimi posti della classifica, Appunto. la decisione è motivata dalla fragilità, la metto così, storica peraltro, delle strutture ospedaliere e sanitarie nella sua regione, peraltro commissariata da questo punto di vista. Allora il governo se la prenda con se stesso perché ha commissariato la Calabria. In 18 mesi di commissariamento, di quest'ultimo commissariamento, in Calabria non si è fatta un'emerita mazza da parte del governo e dei suoi commissari. Non devono venire a dire che la regione ha fatto o non ha fatto. Tutto quello che è di competenza regionale è stato completamente portato a termine. Il problema del fallimento del commissariamento, peraltro, mi sembra chiaro a tutti quanti. E le dirò di più: il governo ricommissaria la sanità in Calabria, lasciando in questo momento al posto, come dire, di comando il commissario che il governo stesso ha detto che non ha fatto bene il suo lavoro. Allora, il generale Cotticelli, che io incontro quotidianamente, devo dire, peraltro, ci siamo visti anche stamattina, per cercare di stabilire insieme una unità di intenti e anche di azioni, Sì. io lo guardo e veramente mi fa pure tenerezza, perché dico come? Ti dicono che hai fatto male e ti lasciano qui a commissariare ancora. A tutti i commissari che sono nelle ASP e nelle aziende ospedaliere, tutti i commissari di governo, ti Sì. dicono che hanno fatto male, però li lasciano ancora lì e li riconfermano. C'è qualcosa che non va. È un Senta, governo schizofrenico, mi scusate. dice altre due cose così poi la lascio libero perché so quante incombenze hanno soprattutto in questa fase i presidenti di regione. Lei ha esordito dandoci dei dati che riguardano appunto i ricoveri e le terapie intensive, ma la situazione è ancora sotto controllo o siete già sotto pressione, No, Presidente? guardi, allora le dico, come in tutte le regioni, le ansie, le preoccupazioni ci sono davanti a un virus che è un maledetto, nel senso che le famose ondate non se le aspettano le regioni che sono storicamente più attrezzate di noi. Figuriamoci se non ce l'aspettiamo noi il problema dello schiaffo che ci può dare questo virus, ma non solo la Calabria. Qui ci sono signore regioni che sono sotto schiaffo. Per Sì. cui il problema, a mio parere, è che il governo, invece di fare i semafori, le decisioni semaforiche, avrebbe dovuto prendere una decisione con i contromaroni e Sì. stabilire che tutta l'Italia in questo momento deve avere lo stesso atteggiamento. Allora, il virus non è un virus che viaggia regione per regione, il virus cammina nel mondo. No, Decidiamo certo. che tutta l'Italia la chiudiamo o Senta. decidiamo che Mi tutta dice l'Italia la ancora una lasciamo. cosa, siccome Salvini stamattina
dice Fontana, il governatore della Lombardia, leghista, ha saputo di questa decisione un minuto prima al telefono. Lei quando è stato informato? Alle 19.59 dal ministro Speranza. Ecco, quindi diciamo una ventina, più o meno 25 minuti prima dell'apparizione in TV del Premier Conte. Un'ultima tanto, domanda devo fargliela. Queste apparizioni dovremmo fare pure a meno, perché tanto dicono sempre le stesse cose. Ripetono sempre la stessa sorta. E questo certo, questo è un altro paio di mani, come si dice. Le faccio un'ultima domanda. Lei pensa, come ha detto il governatore Musumeci, che più una decisione politica che scientifica, visto che poi le proteste maggiori arrivano tutte da governatori di centrodestra? Ma guarda un po', è come se veramente il virus più scostumato è il virus delle regioni di centrodestra. Stranamente, laddove ci sono governatori di centrosinistra, ai quali va tutta la mia solidarietà, la mia amicizia, perché peraltro qui non bisogna far scattare guerre tra poveri, assolutamente, sì. Qui siamo tutti allo stesso livello, peraltro c'è un rapporto di gradevole intesa e ci rincontreremo fra qualche minuto in conferenza delle regioni. Siamo tutti sullo stesso livello, ma il governo ci deve spiegare come mai in situazioni più critiche c'è stata una certa disponibilità, mentre da queste parti, nonostante, ripeto, l'interlocuzione continua con il commissario Arcuri e con i ministri Speranza, Boccia e ieri col Presidente del Consiglio, si è deciso che la Calabria, terra maledetta per loro non solo dovesse subire la zona rossa, ma anche il ricommissariamento, come per dire non siete in grado manco di prendere una spina o di mettere una supposta. Allora...